Che ha appena cambiato il parziale nel match che vede opposti Kita Morti a Jopanain 1-0. Infatti la rete di Di Tommaso che ha aperto subito le marcature. Siamo infatti nelle battute iniziali di questo primo tempo e Kita Morti, la capolista di questo torneo, è già passata in vantaggio per la gioia di Capitan Giuliano. Eccolo qui inquadrato con il numero 99 che allarga bene il gioco, la palla però troppo lunga che termina tra le braccia di Alfinito. Grande palla riconquistata qui da Manfredonia che ci prova dalla distanza. Alfinito in due tempi rischiando qualcosa, lungo rilancio a cercare Sinisi, troppo lunga però il pallone, Vinci Guerra fa su il pallone. Qui il numero 1 dei Kita Morti la dà Giuliano nel cerchio di centrocampo, si appoggia forse a un compagno, lancia lunga Manfredonia, fermato però dal preciso ritorno di Zamparelli che si accappotta anche. Parlottano qui in difesa. Me la poteva passare, però fai. Che duo. Proviamo a sentire. Seguiamo invece dall'altra parte Giuliano. Appoggia per Di Tommaso, sempre Giuliano, via centrali, Giuliano si impappina nel momento decisivo, poi la palla che viene riconquistata da Caporusso per Breglio, giocato prima in prestito con i Maltesers, non si è affatto fermato prima, Caporusso potrebbe dare proprio a Breglio, Breglio può anche pensare al tiro, dentro per Sinisi, si pesta un po' i piedi con Caporusso, alla fine la palla viene presa dai Kita Morti, Manfredonia fermato da Zamparelli, secondo Maurillo non c'è nulla. Lungo rilancio di Alfinito a cercare Sinisi che lascia scorrere, vediamo se ce la fa il capitone. Sì, non c'è nessuno però dentro. Ora con calma provano a ripartire i Maltesers. Gli da Morti, Giuliano, Di Tommaso, fallo però. Vieni dietro, per un lascia. Seguiamo ancora un'ultima azione. Breglio dentro per Fabbi, chiusura e palla che arriva tra i piedi di Vinci Guerra, con calma provano a impostare Kita Morti partendo anche dalle retrovie. Giuliano, palla buona per lui, proprio Giuliano, prova ad andare, Giuliano la mette dentro, intercettata in calcio d'angolo. Seguiamo allora il tiro dalla bandierina. Proprio Giuliano, lo sguardo dentro, il cross, la palla allontanata, ancora in calcio d'angolo, sempre Giuliano, cross, colpo di testa, la risposta di Alfinito e rilancia per Sinisi, vediamo se supera Di Tommaso. Di Tommaso invece chiude tutto, può anche pensare al tiro, fermato però da Breglio. E allora noi qui interrompiamo il nostro collegamento, 1-0 per i Kita Morti. E Di Tommaso il migliore in campo mentre Giuliano ha protestato, quindi non può essere io restrito. Sono come l'Avezzi, ci avrei più picchiato dentro a casa mazza. Facciamo parlare un po' di Tommaso, com'è stato questo esordio qui sui Kennedy, di cambi un po' più larghi, come si trovate? È stato bellissimo, se si potrebbe fare qui no. Se si potesse, si potrebbe. È stato promosso no, sono esatto. Ah, è stato bocciato. Ci dispiace. Vabbè, questa allora è una consolazione. Ci diamo un premio così, questo è l'italiano perché è stato bocciato. Questa è la serpa di Gabriele per la regalo. Matti, parli un po' per il record. Mattia Vinciguerra ci fa l'elenco dei record di Kita Morti. Allora, ma anche questo torneo. Le statistiche di Kita Morti, vai Matti. Vai, Matti. Fai schifo, quello è il problema. Secondo te Dani non rivinciamo il torneo? Mi sbilancio, sì. Ciao giovani.